Amici di Cinghiale TV, un buonasera a tutti da Kim Mercolani. Siamo qui, in questa zona sperduta di Città di Castello, per consegnare un nostro tappiro d'uovo ad un nostro cinghiale. Eccoci qui davanti all'ingresso della casa del nostro cinghiale. Suoniamo. Signor Fool, signor Fool, venga qua, signor Fool, signor Fool, venga qua, signor Fool, venga qua, signor Fool, venga qua, dice qua. No, venga, venga, venga qua, signor Fool, signor Fool. Allora, lei sono detto che praticamente lei si era fatto male al naso. Ci dica, signor Fool, perché si è fatto male al naso? In che modo è fatto? La colonna. E com'è successo? Sono attraversata all'improvviso. Non c'era e... Ho capito, quindi... Lei non si ricorda nulla, quindi, ancora. No. Niente, io ho consegnato il nostro tappivo d'ovo al nostro caro cinghiale. E niente, qui da casa di Full del Polacchino è tutto. A voi la linea. Dopo essere stati dal nostro amico Full del Polacchino, ora abbiamo avuto un'altra notizia. Anche la nostra Bettina Cortonese è stata attapirata in qualche modo e adesso andiamo a consigliarle anche per lei un bel tapiro. Signora Bettina, ma cosa mi combina? Ma venga qua, venga, ma cos'è quella cosa là? Mi dica, cosa è successo? Mi dica! Mi è venuto addosso! È vero? Guarda, lei sono sicuramente stata pirata e quindi devo consigliare il tappiro d'uovo. Grazie! Vabbè, che è successo? Adesso che deve fare? Adesso la venderemo su eBay, perché è un'opera d'arte, come vedete. Un'opera d'arte, per favore, questa qui è una cosa... Mi spieghi per bene cosa è successo allora? È successo che io stavo facendo manovra delicatamente, piano come al solito e prendendo le distanze come faccio sempre con il metro. Purtroppo il tubo si è sganciato da questa fascetta e ha voluto fare la passeggiata. E purtroppo l'ho messo. Ma è stato un incidente. Ho capito. E l'ho soccorso subito. Ho capito. Danni a altre persone no, no. Sono state seppellite sotto le lacrime. Va bene, allora vogliamo salutare tutti da Kim Mercolani per Cinghiale al Pascolo e tutto.